Perché sì? Allora, perché sì? Perché questa riforma arriva, insomma, è il punto d'arrivo di un percorso che comunque dura più di 30 anni, lo sappiamo benissimo, però probabilmente non è stato messo l'accento su quello che si è iniziato nel 1983 con la prima bicamerale, poi c'è stata la seconda, la terza, D'Alema, e quindi diciamo che tra l'altro il contenuto di quei progetti di legge era abbastanza simile per certi aspetti a quello dell'attuale, si prevedeva di ridurre il numero dei parlamentari, in alcuni casi anche di rafforzare il ruolo del Presidente del Consiglio, quindi davvero non si capisce quale sia adesso il problema, quando in realtà lo stesso Presidente Napolitano ha proprio legato il suo mandato, il suo secondo mandato come Presidente della Repubblica, al raggiungimento di un accordo rispetto alla riforma costituzionale in primis e comunque nella predisposizione da parte delle forze politiche di fare delle riforme per modernizzare il Paese. Ha parlato Alessandra Medici.